Giovanni Forcucci non si smette mai di giocare a rugby, nemmeno sotto le festività. Il chi c'è c'è. In occasione di questa Pasqua vediamo tanto agonismo, ma soprattutto tanto divertimento e diversi bambini in campo. Sì, non si smette mai di giocare a tutte le età. E oggi è importante perché è Pasqua, è una bella giornata e ci sono tanti ragazzi. Ci sono anche le ragazze, che è la prima volta che vengono da noi. E il chi c'è c'è è un momento solo di divertimento e di stare insieme. Grandi e piccoli in campo nel tradizionale appuntamento del chi c'è c'è, che si svolge ogni anno non solo nel periodo natalizio, ma anche alla vigilia di Pasqua. Un modo per far giocare chiunque a rugby in una giornata di festa e divertimento. Innanzitutto la soddisfazione nel vedere diversi bambini e bambine giocare a rugby. Questo è il risultato del vostro lavoro. Beh sì, diciamo che io sono l'allenatore dell'Under 6, 8 e 10. E quest'anno sono molto contento perché da come siamo iniziati a settembre all'inizio dell'anno adesso abbiamo visto dei grossi miglioramenti, i bambini si sono impegnati tantissimo, merito dei genitori, dei bambini, anche di noi che sappiamo trascinarli, e i risultati negli ultimi concentramenti fatti si vedono. Questo è un investimento della società con tanti sacrifici, tante difficoltà. Però insomma, la passione ci spinge a fare sempre meglio. Oggi è una bellissima festa, una festa di tutto il Sumona Rugby, indipendentemente dall'età, dal sesso, quindi dal più piccolo al più grande. Volevo ringraziare uno sponsor, la cioccolateria Origine di Popoli, un imprenditore di Sumona, Lorenzo La Civita, che ha aperto l'azienda a Popoli, che quest'anno per il secondo anno ci dona le uova di Pasqua, che la società sarà ben lieta di dare a ogni bambino a fine partita. Adesso come andranno avanti le attività sino al termine della stagione, ovviamente per quanto concerne i settori giovanili? Per le mie categorie siamo alla fine, ci sarà un concentramento il 28 di aprile qui a Sulmona, è un una gara con il Pescara Rugby che verrà a trovarci, quindi è un bilaterale insomma, noi e loro, e poi invece l'ultimo concentramento federale con 9 società ci sarà il 12 maggio a Avezzano. E con quello si chiude la stagione, quindi siamo un po' verso gli sgoccioli. Però è anche la parte più bella perché i bambini sono allenati, hanno capito il gioco del rugby, quindi diciamo sfrutteranno questa primavera per divertirsi e basta. Poi ci sarà la chiusura della stagione con il campeggio di fine anno, la domenica dopo che finisce la scuola stanno una settimana qui H24, monteremo delle tende, staranno qui e ci sarà la festa di chiusura dell'anno, poi ci lasceremo per ritrovarci a settembre, l'inizio di un'altra stagione. La consegna delle uova pasquali ha concluso questa edizione del Chi c'è c'è, per riprendere ora dopo le festività sempre con tanto entusiasmo e con tanta passione per la palla ovale. L'occasione è quella per formulare gli auguri di buona Pasqua a tutti, ai dirigenti, ai tecnici e ai giocatori sia della prima squadra che di tutte le categorie giovanili. Sì, sicuramente auguri a tutti, ma soprattutto auguri a tutti gli sportivi di Sulmona e della Valle Peligna.